Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci in diretta anche su Twitch, perché siamo appunto in diretta per imparare in puzzle tutti i giovedì dalle ore 20 alle ore 22 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Quindi, ragazzi, venite a seguirci su Twitch perché più siamo, meglio è, più escono argomenti e quant'altro. Oggi parliamo dei nuovi costumi inseriti nella Camera dei Costumi e partiamo da Kelile. Kelile è un 4 stelle, ovviamente, ormai sì, eroi dovreste conoscere, 4 stelle rosso, che è diventato incantatore e ha il bonus costume nuovo. E questo bonus costume ovviamente si riferisce solo ed esclusivamente a eroi che hanno entrambi i costumi maxati, altrimenti il bonus è inferiore. Ha 788 di attacco, 767 di difesa, 1136 di salute. È un rapido che infligge 220% di danni al bersaglio e ai nemici vicini. Il bersaglio e i nemici vicini subiscono 198 danni da ustione nel corso di 3 turni. L'evocatore assorbe il 30% di danni da ustione inflitti come salute. Quindi abbiamo un eroe. Parliamo solo dei costumi perché gli altri già abbiamo visti, poi cambia relativamente poco. Sono i costumi, questi qui, i secondi costumi sono molto interessanti. Abbiamo un ottimo attacco, un'ottima difesa, ma poca salute. È un rapido che cosa fa? Attacca finalmente non solo un bersaglio, ma potenzialmente 3 bersagli, li brucia ed in più recupera il 30% dei danni inflitti come salute. Praticamente, se ci fate caso, questa speciale qua è la stessa speciale di Kaelln, se non mi ricordo male il nome, che è l'eroe del mese di luglio. La differenza qual è? È che quell'eroe del mese lì è lento, mentre Kelile è rapido ed è un 4 stelle. Questo vi fa capire quando quell'eroe del mese fa cagare, nel caso in cui non era abbastanza chiaro. Comunque, ritornando a Kelile, è un col secondo costume Kelile svolta, per me, svolta. Diventa un eroe che è rapido e attacca potenzialmente 3 bersagli, facendo lo stesso danno praticamente di Scarlet, giusto per rimanere in tema di 4 stelle rossi. Fa lo stesso praticamente danno, ha un pelino in meno di danno tessera, però ha più percentuale nel danno. Oltre a questo dà anche la bruciatura, che sono sì 66 danni per turni, però quei 66 che fa a 3, potenzialmente a 3 avversari, ne recupera il 30% in salute. Quindi è tanta roba. Inoltre c'è da considerare anche la classe incantatore, che la classe incantatore è una di quelle classi che ti permette di avere, emblemandolo, il 4% di mana, di rigenerazione mana. Aggiunto al 5% di rigenerazione mana che dà, la fa velocizzare praticamente. Si velocizza tranquillamente lei. Quindi per me Kelile in questo momento è un eroe da alzare. In questo momento intendo col secondo costume, quando si hanno entrambi i costumi. Poi andiamo da Vivica, Vivica 5 stelle rosso, 5 stelle, madò, rosso. Vivica 5 stelle giallo, classe combattente. Bonus costume sempre lo stesso, 15, 15, 20 e 5%. Ha 800 di attacco, 807 di difesa, 1630 di salute. È un lento, che cosa fa? Aumenta di 670 la salute di tutti gli alleati e la salute aumentata può superare gli HP massimi. Tutti i nemici ricevono meno 39% di attacco per 4 turni ed in più rimuove le magie benefiche da tutti i nemici. Ovviamente ha un ottimo attacco, un'ottima difesa e una straottissima salute, 1600 di salute di partenza, ragazzi, è un botto, un botto. È lento, sì, però a sto giro
cura oltre gli HP massimi e cura pure un botto, perché parliamo di 670. Mi sa che è quello più in alto in assoluto, perché la prof è 600 se non erro. Mi sa che è quella che cura di più attualmente, se non è cambiato qualcosa. Se non è cambiato qualcosa, se non mi ricordo male io qualcuno. In più, tutti i nemici, cioè abbassa l'attacco a tutti i nemici ed è un disperditore, quindi toglie tutte le magie benefiche anche a tutti i nemici. Per me con questo costume, che è il secondo, ricordo, costume, torna finalmente ad essere un eroe interessante. L'unica pecca che attualmente ci avvivica è l'essere lento, perché messo in confronto con gli altri eroi gialli che sono medi sostanzialmente, lei perde. Addirittura anche nei confronti della prof, che anche se è lenta, anche se per la prima volta parte con meno tessere, perché parte col 20% di mana in più, anche nei confronti della prof è più lenta praticamente la prima volta. Ed inoltre c'ha anche una caratteristica diversa la prof rispetto a Vivica, perché la prof oltre a curare i 600 di base cura anche nel tempo, sempre oltre gli HP massimi. Quindi diciamo che è un curatore che cura un po' di più ed è la stessa velocità, che in realtà non è manco la stessa velocità, ripeto, perché va veloce. Quindi va, invece di essere lento praticamente è come se fosse medio la prima volta. Quindi perde assolutamente nei confronti della prof sotto questo aspetto, e perde anche nei confronti degli altri curatori che sono dei medi. L'unico vantaggio, ripeto, è che cura oltre gli HP massimi. Un'altra cosa molto interessante è la classe, perché la classe combattente, come sapete, è la classe che fa, come dire, rianimare, quindi c'è la possibilità di rianimarsi, e essendo lei una curatrice che si rianima molto spesso, poi è lenta, quindi molto spesso può capitare che è carica nel momento in cui si rianima, che la si butta giù, e quindi si cura anche. È un doppio vantaggio un combattente curatore, lo si vede con Bold, che io lo uso spesso, mi ritrovo spesso e volentieri che si ricarica nel momento in cui, cioè si rianima ed è carico, e quindi non ha solo un HP. E le altre cose importanti secondo me per il secondo costume di Vivica è l'abbassamento di attacco, che una volta partito gli avversari praticamente non vi fanno più danno, perché 39% di attacco in meno per tutti gli avversari è una botta, cioè fanno veramente molto molto meno danno. Ed in più rimane una disperditrice, che ce ne sono poche gialle disperditrici, quindi è un'ottima cosa. Per me attualmente ci sono ancora eroi che sono superiori a lei, però ora come ora la differenza è veramente minima, quindi se non avete già alzato altri curatori medi oppure la prof, Vivica può essere alzata tranquillamente ora come ora col secondo costume. Però tenendo conto di tutti gli altri eroi che ci sono, per me Vivica rimane un eroe da alzare, sì, ma con riserva. Solo se avete bisogno di un curatore e non ne avete altri, praticamente. Andiamo avanti. Obakan. Obakan è un 5 stelle viola, classe combattente, il solito bonus del costume, che ha 829 di attacco, 793 di difesa, 1591 di salute. È un rapido che infligge 260% di danni al bersaglio e ai nemici vicini. L'evocatore e gli alleati vicini contrattaccano col 95% di danni subiti, e l'evocatore e gli alleati vicini recuperano una quantità moderata di mana a ogni contrattacco. L'effetto diminuisce se l'abilità viene attivata più volte nello stesso turno. Quindi ci ritroviamo un Obakan che ha un ottimo attacco, ottima difesa e un'ottima salute. È un rapido che attacca potenzialmente tre bersagli, a cui fa pure un bel danno considerato il danno tessera, l'829 di attacco che c'ha, è un bel danno il 260. Ed in più sia lui che i suoi vicini contrattaccano
contrattaccano poco, secondo me, perché parliamo del 95%. Però hanno un fattore positivo i contrattacchi, che ogni volta che vengono, che subiscono attacchi e quindi danno un contrattacco, ricevono l'evocatore e gli alleati vicini una quantità moderata di mana. Vi ricordo quant'è la quantità moderata di mana: è 0, equivale a 0,8 tessere. Quindi non è pochissimo, è poco meno di una tessera praticamente. E l'unica pecca è il fatto che questo effetto diminuisce se viene colpito più volte nello stesso turno, quindi non si ha più quella determinata quantità di mana per ogni contrattacco, però va a scalare, quindi fa 8, fa 7, 6, 0,8, 0,7, 0,6 e così via, ma non so con precisione quant'è, però va a scalare sostanzialmente, quindi non si ha sempre la stessa quantità di mana per ogni contrattacco che subisce nello stesso turno, parlo, eh. Ma comunque, come ben capite, non è malvagia, però non è manco chissà che questa quantità di mana che ricevono, considerati il 95% di contrattacco. Per me purtroppo non ci siamo con Obagan, nonostante tutto per me non ci siamo, è migliorato assolutamente, è pure vistosamente migliorato rispetto alle precedenti versioni del costume, ha soprattutto un danno tessera assurdo, per essere un viola rapido è assurdo, 829, la sua speciale fa comunque molto danno, però è comunque 260, ormai ci sono rapidi che danno 300%, certo un po' lo nasconde perché ha 829 di attacco, quindi un po' tra virgolette lo nasconde, quindi fa comunque abbastanza danno, ma rimane comunque bassa come percentuale. Il contrattacco è assolutamente bassissimo, 95%, cioè comunque si subiscono più dei danni che riflettono, va, dicendo così, che contrattaccano. C'è il recupero di mana, che è molto molto interessante, però secondo me una moderata quantità di mana che diminuisce pure con i contrattacchi non è il massimo, potevano fare di meglio secondo me, considerate gli altri eroi che ci sono come viola o in generale altri eroi. Per me si può essere sfruttato soprattutto per la rapidità e per il danno tessera. Queste sono le abilità fondamentale di Obagan: rapidità e danno tessera. Poi il fatto che si può velocizzare, comunque si velocizza rispetto ad altri, quindi già è rapido, poi si velocizza pure, può essere fastidioso anche affrontarlo in difesa, ma secondo me ci sono eroi troppo migliori ancora tra i viola, quindi per me rimane un eroe che, se non avete alternative, può essere alzato, altrimenti può essere anche accantonato per il momento. E quindi per me Obagan è da alzare, ma con riserva. Poi abbiamo Isarnia 5 stelle blu, classe chierico, bonus costume è sempre lo stesso, 934 di attacco, 733 di difesa, 1432 di salute. È un lento che infligge 270% di danni a tutti i nemici. Tutti i nemici ricevono meno 34% di attacco per 4 turni. Contro i personaggi di tipo natura, questo effetto di stato diventa non rimovibile, dura 2 turni in più ed infligge danni extra contro fuoco. Abbiamo un eroe che ha un danno tessera assurdo, un attacco assurdo, 934 di attacco, è assurdissimo, assurdissimo. Ha però anche solo una buona difesa e una buona salute per essere un lento. È poco per essere un lento. Però attacca tutti e fa 270% di danno a tutti i nemici, che è un danno altissimo considerati 934 di attacco. È altissimo. Tutti i nemici ricevono meno 34% di attacco, e questa è una cosa positiva perché è un lento, quindi, cioè perché ha poca resistenza e quindi di conseguenza può resistere un po' di più. E questo effetto contro gli avversari verdi dura 2 turni in più
invece di 4 passano a 6, e invece di essere removibile diventa non removibile, ed in più fa danni extra contro fuoco. Quindi è un eroe, come vedete ragazzi, è prettamente da utilizzare in attacco, perché la sua resistenza è veramente misera per essere un lento. Però quando parte, ed il problema è proprio quello, farlo partire, nel momento in cui parte può fare veramente dei disastri allucinanti. Devastazione a destra e a manca, soprattutto se ci sono rossi avversari dall'altro lato. Non abbassa la difesa, ma abbassa l'attacco, quindi potenzialmente dopo Isarnia tutti gli avversari vi fanno meno danno, molto meno danno, e quindi questo vi fa resistere ancora di più la vostra Isarnia praticamente. Il problema è quello che sostanzialmente è lenta ed è molto gracile rispetto a tanti altri eroi blu. È interessante perché se avete bisogno di un multicolpitore che fa veramente danno, o se avete bisogno di aumentare il danno tessera, è molto molto utile, molto utile. Però per me tra i blu, soprattutto tra i blu, ce ne sono veramente tanti molto molto superiori ai Sarnia. Morel, giusto per dirne uno, Crystallis, ma la stessa Vela, che sono rapidi e attaccano tutti, ok, non fanno lo stesso danno, però sono rapidi, partono due volte nel frattempo. Secondo me ci sono troppi eroi blu superiori, quindi se proprio avete bisogno di un lento, oppure qualcuno che non sia rapido, che faccia devasti o danno tessera, allora sì, potrebbe essere interessante da alzare. Ma per il resto, per me Isarnia è da alzare, ma con riserva. Kagan è un 5 stelle rosso, classe druido, il bonus e costume sempre lo stesso. Ha 829 di attacco, 767 di difesa, 1658 di salute. È un lento che infligge 245% di danni a tutti i nemici. Tutti gli alleati ricevono una quantità moderata di mana nel corso di 5 turni. Tutti gli alleati ricevono più 40% di difesa per 5 turni. Kagan ha un ottimo attacco, ha una buona difesa e una straordinaria ottima salute. È un lento che finalmente attacca tutti in modo convincente, anche se 285% di danni non è proprio il massimo del gioco, però considerate il danno tessera alto, è un bel danno che fa. Fa recuperare una piccola quantità di mana che, come vi ripeto, sarebbero 0,8 tessere, una moderata quantità di mana. Però questo 0,8 tessere, ragazzi, è per 5 turni, non è immediato, e quindi è molto poco il recupero diretto di mana, qua parliamo. Poi tutti gli alleati ricevono anche un aumento di difesa, che è tanta tanta roba. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un eroe che è migliorato tantissimo, ma già col primo costume era migliorato un botto, se vi ricordate, rispetto alla versione base, che è veramente ridicolo. Ma col secondo costume è migliorato ancora di più, e per me ora finalmente un senso alzarlo. La pecca ovviamente è sempre la solita, ossia la lentezza, però ha comunque abbastanza resistenza per non morire prima di partire. E una volta che attacca, devasta, ragazzi, devasta assolutamente. Perché 285% di danni su 829 di attacco fa veramente male. In più,
Dopo fa ancora resistere di più gli alleati perché gli aumenta la difesa a tutti. E questo cosa comporta? Comporta che nel 90% dei casi un lento parte quando i propri alleati sostanzialmente hanno ricevuto parecchi danni, quindi stanno in prossimità di essere sconfitti, gli dai un 40% di difesa in più, li fai resistere un bel po'. Poi dà quella piccola, quella, no, piccola, quella quantità moderata di mana, che è poco però ragazzi, io non la prenderei molto in considerazione, però è sempre un qualcosa in più che se per caso un eroe è quasi carico, lo carica, ma è veramente poco, veramente poco. Purtroppo rimangono ancora un bel po' di eroi che sono migliori, soprattutto tra i rossi ce ne sono veramente tanti che hanno anche un bel danno tessera, quindi di conseguenza non si può manco sfruttare per il danno tessera. Però è anche vero che se avete bisogno di un rosso che ha un bel danno, 285%, è un attacco abbastanza alto, quindi comporta una speciale che fa molto danno. Eccolo qui. C'era Vega, vero che cercava un eroe del genere? Comunque per me Kagan è un eroe attualmente col secondo costume da alzare, ma con riserva, perché comunque ci sono eroi da alzare prima, secondo me. Comunque Vega, se non mi ricordo male, lo cercavo medio e rapido, ok, tutto quello che vuoi, lo cercavo medio e rapido, tutto lo vorrebbero medio o rapido così. Però se tu hai bisogno di un multicolpitore, visto che hai una caterva di cecchini rapidi, lui non è assolutamente male. Non è assolutamente male metterlo in una squadra di rapidi. Perché il botto, il danno che fa è un botto, eh. È un botto. Non è da scartare l'ipotesi. Poi ovviamente dipende sempre da uno che cosa cerca. Che scoperta, vero? Sì, effettivamente. Una scoperta. Tutti quanti vorrebbero un eroe rapido che faccia 285% e abbia un danno tessera da 825, 329, scusate. Però uno si deve adattare anche a quello che c'ha. Ho capito, voi Oceanus. Divertiti a beccarlo, divertiti. Allora, parliamo di Elkanen. Elkanen, 5 stelle verde, classe Paladino, bonus costume sempre lo stesso, ha 805 di attacco, 871 di difesa, 1514 di salute. È un rapido che infligge 230% di danni a tutti i nemici. Tutti i nemici subiscono riduzione di un meno 50% alle cure ricevute per 3 turni e questo effetto non può essere annullato. Abbiamo un eroe che ha un ottimo attacco, un'ottima difesa e un'ottima salute. È un rapido che finalmente attacca tutti e lo fa con un ottimo danno, perché 805, 230 fa danno, fa molto danno. Ed in più riduce almeno il 50% alle cure ricevute. Finalmente, e questa è la terza, la quarta, la quinta volta che lo dico con gli eroi con il secondo costume. Finalmente il Kanen ha davvero un senso ora. È praticamente un rapido che attacca tutti e li devasta praticamente per essere un rapido. Cioè, se noi andiamo a vedere eroi che sostanzialmente sono rapidi e attaccano tutti, parliamo sempre di intorno ai 170, 180. 190, mi sa Crystallis 190, ma hanno tutti danno tessera inferiori. L'unico che è uscito da poco, ovviamente, che potrebbe essere simile è quello è il gattino della quinta stagione. Andiamolo a vedere, che non mi ricordo manco io. E poi chi c'è più rapido che attacca tutto e fa veramente male? Forse è Maestro Lepus? Però non credo che arrivi che superi il 200%. Si vede che Pitbull Box qui non lo apro da un po'.
un po', un bel po'. Ah, li supera Maestro Leus. Ok, andiamo a vedere. Bastet. Rapido. Fa 220%, quindi comunque inferiore. 220% e ha pure un danno tessera inferiore. 784. Certo, il gattino dà il 45% di probabilità di schivare. 45% di probabilità di schivare potrebbe essere un vantaggio per chi non sa giocare con lo schivamento. E abbiamo detto Maestro Lepus col costume, dove stare? 280%. Ok, questo invece lo supera. Maestro Lepus mi sa che è l'unico che ha più danno, però è anche vero che essendo un coniglio ha un malus, ossia l'evocato riceve meno 24% di rigenerazione mana per 4 turni, quindi dopo aver sparato, aver fatto veramente male, si carica di meno. Però ragazzi, stiamo parlando di eroi super mega galattici. Qua parliamo di Alkanen, prima stagione. Ok che c'è bisogno del secondo costume, però Alkanen non era manco considerato lontanamente un eroe decente. Qua diventa un top dei top, ragazzi. Un top dei top. Ripeto, rapido. Infligge 230% di danni, quindi fa un botto di danno. In più, dimezza la cura agli avversari. È assurdo. Poi ci sono due particolarità che vi tengo a sottolineare. La prima, la classe, è un paladino, quindi emblemandolo, ragazzi, si riceve il 25% di difesa in più. Quindi in difesa, soprattutto con gli emblemi, diventa ancora di più resistente, che già di base è resistente, che parliamo di 871 e 1514, non parliamo di nulla. Già di suo è resistente. Poi mettiamoci che con gli emblemi già aumenta. In più c'è la possibilità di attivare il più 25% da paladino. Ragazzi, in difesa diventa molto molto forte. Molto molto forte. Quindi si può utilizzare sia in attacco sia in difesa tranquillamente. Si può utilizzare per il suo danno tessera, che comunque è elevato, 805. Si può utilizzare per la sua rapidità e per il suo danno che fa. E un'altra cosa, può essere immensamente utile in accoppiata con eroi che creano demoni. Immaginate un eroe che crea demoni, lancia i demoni, in più riceve il meno 50% delle cure ricevute. Ragazzi, un demone non se lo toglie più l'avversario. Come se lo toglie? Deve avere solo qualcuno che toglie direttamente i demoni. Quindi in accoppiata con un eroe che lancia demoni è allucinante, è allucinante. Ripeto, è utilizzabile ovunque ed è il top dei top. Sì, Arcane è il top dei top, quindi per me è un eroe col secondo costume da alzare. Quindi per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 24, ma più specificatamente per Empire & Puzzle siamo in diretta tutti i giovedì dalle 20 alle 22 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13. Quindi ragazzi, seguiteci, che più siamo meglio, meglio, meglio è. Voi in chat vi ringrazio assolutamente della compagnia, di essere stato con me, di essere stati con me, e vi do appuntamento a domani. Buonanotte ragazzi, ciao.